E salve a tutti ragazzi, sono Dat67 e sono qui con Zombie Best. Sì, Presentati. sono Zombie Best e E sono qui niente, con andremo. Dat67. Sì, e Bene. siamo qui per fare la settima missione della campagna di Zero Sum 3 BFE, che si chiama Il ritrovamento del Il sole. ritrovamento del sole. Siamo pronti per Bene, iniziare? ok. Sta per Per finire il chi mi ha caricamento. chiesto nei commenti. Perché c'è un utente che mi ha chiesto nei commenti se Serious Sam uscirà anche per PS3. Beh, ve lo dico dopo, intanto godetevi il filmato. I got this, but hey, after I clean up this mess, you, me, bottle of whiskey, couple rocket launchers, we'll make an evening of it. Come on, Sam. You know I'm more of a minigun girl. I doppi sensi qui. Try not to get yourself LOL! killed out there, E tough ci guy. siamo. I I'll do doppi my sensi, best. i doppi sensi. Vabbè, stavo dicendo che Eccoli qua. per chi mi ha chiesto se Serious Sam 3 BFE uscirà anche per P, cioè per PC, che Per cazzo sto dicendo? PS3, sì. Per PS3, Too, per PS3, junk. io ho sentito. Oh, i doppi sensi fulmini! Mozza, guarda là! Ho letto, avete letto? Avete letto? Non l'ho letto, cosa c'era Avete letto scritto? Cosa quello c'era che ha detto? scritto? Cosa ha Vabbè, detto? No, lo adesso me lo dico dici. dopo. No, adesso me Lo lo dico dici dopo. subito. Me lo dici subito. Subito, subito. Lo dico dopo aver detto questa cosa importante. Per Ok. chi mi ha chiesto se Serious Sam uscirà anche per console, bene, io ho sentito che dovrebbe uscire per Xbox tra un po'. Ah, io pensavo Tra un fosse già po', quindi uscito penso addirittura. anche. Quindi io penso che uscirà anche per PlayStation 3, ma non prendetela sul serio perché siccome io gioco su PC non mi informo, ho sentito così dei rumors che dovrebbe uscire. Comunque, prima Sam ha detto: beh, sarei arrabbiato anch'io se non potessi vedere il mio campione. Eh beh, Riferendosi al ciccione. Riferendosi al ciccione. dai. Questa è la missione dei doppi. Eccoli qua i kamikaze come in ogni missione. Comunque ci aspetta, presumiamo, una bella missione. Sì. Speriamo. Però io glielo diciamo, zombie. Cosa vuoi dire? Io non so cosa puoi dire. Sai benissimo cosa. Il mio fail? Sì. Io Sì, glielo direi, dai. forse sì, perché è la cosa che. Vabbè, insomma, praticamente noi questa missione l'avevamo già registrata. Esatto. Solamente che il mio caro amico qua, in chat, su Dixtory. Diglielo te che è meglio. Io Diglielo te perché io non ce la faccio. su Dixtory diciamo che a causa di un problema tecnico di Dixtory, cioè anche di, vabbè, mi sono dimenticato di settare Diciamo, come sorgente, per la ecco, demenza tua. come sorgente audio, ho registrato due volte l'audio del gioco e di Daz e non ho mai registrato il mio audio. Cioè, non ho messo il microfono e quindi non si sentiva la mia voce e quindi abbiamo dovuto rifarlo tutto di nuovo e siamo qui oggi Bene, per rifarlo. adesso ti stavo ascoltando e quindi sono morto per sbaglio. Non succederà più. Ok, Occhio, ieri alla morto, fine, sei ieri morto alla fine invece. ho impostato il microfono, vero? Sul record sound, cioè tutto a posto. Non ho controllato. Sì. Mi sembra di Sì. averlo impostato però. Sì. Non hai due schermi? Sì, ma dal secondo vedo Dixtory sulla prima sorgente che sono in effetti l'altoparlanti, che è quella giusta, ma il microfono non posso controllarlo da qua. Perché no? È perché sto giocando e non posso passare all'altro monitor avendo lo schermo a schermo, il gioco a schermo intero. Giusto. Giusto? Beh. Beh, ma spero Beh di dai, sì, dai. vabbè. Al limite la rifacciamo di nuovo, che problema c'è? Sì, ti spacco il Cosa? Ti spacco il muso? Se dobbiamo rifarla. No, ma dai, questa sarà la volta buona. Speriamo di giocare anche abbastanza bene. Comunque. Sì, anche perché non è che siano tanto corte queste due No. missioni che stiamo per fare, Facciamo anche un'anticipazione del futuro. Spoileriamo un po' sui nostri prossimi video. Tu ieri hai finito di downloadare la copia originale di Sniper Elite V2 e
E quindi... Sì. E quindi siamo pronti anche per fare... Convinto. Convinto. Siamo pronti anche per fare dei let's play in cooperativa su tutta la campagna di Sniper Elite V2, insomma. Sniper Elite. Naturalmente, se volete vedere la campagna, giocate in single. No, okay, ok. Ok, no, no, dillo, dillo, okay. Dillo. Dillo, dillo. Te la devo per quella cosa di amnesia. Ah, ok. Se volete vedere la campagna giocata per intero in singolo, potete trovarla sul mio canale di Daz67. Bene, ok, sono contento, sì! Sì! Esatto. Sì! Bene. Dopo aver detto questo... Corpo a corpo! Corpo a corpo! Troppo tardi. Ho fatto una cazzata, ok. No, comunque... Questa è quella che chiamo un'arma. Sì! Così si va... Oddio! Sì? Sì, stavi comunque dicendo? Non stavo dicendo niente. Stavo parlando un po'. Ah, okay. Volevo fare una Madonna. Una cosa. Non mi ricordo cosa devo dire. A caso, stava parlando a caso. No, una specie di. Cosa ne pensi tu di Sirius Sam 3? Ah, io? Tu. Lo sai? Lo sai come sono io? Soprattutto a me piace un casino come gioco, mi diverte, è competitivo, richiede skill, quindi esatto. Mi piace. È veloce come gioco. Mi piace di più, di... esatto. E diciamo che si nota quando un giocatore di Call of Duty gioca al multiplayer di questo gioco. Sì. Che è appena iniziato. Si nota. Di chi stai parlando? Si nota Si nota parecchio, non di te in particolare, no. Però di un qualsiasi certo. Giocatore. Certo. Però tu hai avuto modo di testare questa cosa e di confermarla su di me, ovviamente. Sì, infatti. Cioè, voi non avete idea di quanto schifo fa zombie a giocare... No, vabbè, ok, basta. Ha ragione, ha ragione. Devo dirlo, lo ammetto. Vabbè, comunque è ovvio le prime volte per forza... Ma non solo a multiplayer, anche un po' la campagna, lasciamo stare, però vabbè. Beh, io anche... Azza! No. Forse dovrei usare di più la terza persona, ma a me non piace, quindi resto in prima, sempre. No, io non... la uso pochissimo, a parte... Se avete visto i miei gameplay, vedete che la uso tipo... Ecco, pubblicità occulta. 3 minuti. No, ma questa qui non era pubblicità occulta, ma che stronzo, sempre. È proprio nascosta, no? Proprio nascosta nel buco del culo della balena. Eh beh, se avete visto i miei gameplay. Madonna. Ho detto sì, li avete visti. Certo. Non ho detto come fai te sempre, no? Passate dal mio canale. Se volete. Stronzo, ma vabbè, la mia è un po' meno occulta, ma la tua è molto occulta, appunto. Vabbè, la dai. Mia colpisce in modo indiretto. Sì. Ok, allora, siamo... Ti ho perso, ok, ti ho ritrovato. Eccomi. Prenditi la roba. I tesori miei! Si frega sì. Tutti i tesori, lui, come sì. Sempre. Bene, la piletta... E vai, noi amiamo questi corridoi. Sì, li per amiamo un motivo, e li odiamo per un allo motivo. Stesso tempo. Li amiamo per un motivo. Dillo tu. Perché quando ci sono questi spazi qua, ci salgono gli FPS. Esatto. A 160, 100 FPS e ci fa piacere. Perché funziona decisamente tutto più... Beh, non è che fuori non sia fluido, però qua si nota una bella differenza. Aspetta che ci sono sassi, non si può passare di lì, infatti c'è la strada sotto e io mi sforzavo di passare. Ok. Bene. Ma possiamo Madonna, proseguire. Domani comunque quando vado da mio papà a lavorare, esatto. Carico giù tanta di quella roba che te non hai neanche idea. Lì ha anche un buon upload, quindi presumo che... Aspetta che là ci sono delle scalette, voglio sapere cosa sono. Ma vieni qua, c'è vita e armatura. Ottimo. Ok. Andiamo avanti. Ottimo. Di qua. Andiamo giù.
forse però... in questi cunicoli io metto un attimino la terza persona per non far venire da vomitare. Ecco, ok, adesso ho rimesso la prima. Ma tanto va in prima persona da solo, altrimenti... cazzo. Vabbè. Cioè, stacca da prima terza, da prima terza, fa ancora più fastidio. Eh sì, è vero. Non comunque, lo farò mai più, ok, okay. Noi li adoriamo per gli FPS, più. Ma li odiamo per la cosa che sono bui e creano molto... Fa molta confondere... suggestione. Oddio, suggestione. Fa confondere molto e quindi crea anche un po' di mal di testa. Sì, beh, a me che gioco, magari a noi no che giochiamo, no, però no, forse ma chi a guarda voi... il video molto. Può darsi che si irriti. Esatto, no, comunque devo dire, tu a che risoluzione registri il tuo bel video con Fraps? Il mio ha la massima che regge il mio schermo di merda, quindi 1280 per 1024. Ma lo registri in full size, vabbè, hai capito, in half? Sì. Full? In full. Madonna, però quando lo porto sul progetto si vede una differenza allucinante tra il mio e il tuo. Ma perché te registri a 1920? C'è più qualità. È ovvio che c'è differenza. Sì, Oh, dov'è che sei tu, scusa? Io sto andando avanti. No, beh, è vero. È vero. Perché io ho lo schermo tarocco, appena avrò 2000 euro me ne prenderò uno decente. Intanto, per adesso, va bene così, dai. Accontentatevi. Vabbè, ma perché 2000 euro? Ti bastano 150 euro per un monitor 22 pollici HD e sei più felice. Sì, infatti era così per dire. Madonna. Mi sono perso. Io sto girando in... Oh, ho trovato le scale. Sì, ho trovato le scale come l'ultima. Ok, ho trovato. Ok, Madonna. Okay. Sto arrivando. C'è della vita qua in fondo. Uno di vita, e vai. Ok, allora. Voglio fare questa... Voglio dire questa cosa. Presto arriverà anche sul mio canale e anche sul suo, spero. Arriverà... Il gameplay, no, sul suo no perché non l'ha registrato. Vabbè, arriverà il gameplay di Darriz. Quindi sul mio fra un po' arriverà quello di Kino, che me l'hanno chiesto. Ma quando carichi il gameplay di Kino? Sì, ho letto. Appena sistemo le serie che ho lasciato indietro, arriverà anche Kino. Comunque, dicevo, bene, puoi andare avanti. Nel gameplay di Darriz, guardatevi la prima parte prima che rilasci la seconda. Ma ti muovi a venire qua, io ti sto aspettando. Prima che rilasci la seconda, perché sono... se giocate su PC e avete un microfono ci sarà un bel contest a cui potrete partecipare. Mi raccomando, partecipate molti. Sì. Ma vieni, sì. Vieni o non vieni, cazzo? Ci sto aspettando, dai. Ma io non riesco a... Dove ci sono le scale. Non sei andato di qua, non sei andato le di scale, qua. Le scale, madonna. Guarda in alto a destra il mio nome. Dove madonna, cazzo? Madonna, sto venendo verso di te. Ok. Dove sei? Ok. Madonna. Sarà ora aspettar lui. Vabbè, cazzo? Intanto abbiamo precisato qua. Ah, ok. Abbiamo deficiente. Lo ammetto. Abbiamo precisato un po' di cose. Possiamo proseguire felici e contenti. Stavolta cercherò di non fare la cazzata del video precedente che ho fatto ieri, cioè? Quella di cadere dall'ascensore lì. Te lo ricordi? Ah, sì. Che lui mi ha salvato. Era bella da vedere. Peccato che non ha registrato il mio microfono e quindi abbiamo eliminato direttamente il video. Oh, un ciccione. Lasciamo che se ne occupi lui. Occhio scheletro. Ecco, comunque, io da bravo pirla mi faccio prendere. Comunque, diciamo pure che... Madonna. Aspetta. Che le missioni diventano leggermente più lunghe man mano che si va avanti. Queste ad esempio sono molto lunghe. Sì, durano ma... circa, presumo, 30-40 minuti l'una. Però sono comunque, porta chiusa chiave, sono comunque missioni piacevoli che per chi magari deve comprarsi il gioco... Sì, divertenti, dai. Può guardarsele. Infatti, un grandissimo mi ha scritto nei commenti che grazie a me, grazie ai miei video, si è preso Sniper Elite V2. Ottimo. E pensa di comprarsi Sirius Sam. E sì. Pensa di comprarsi Sirius Sam. Questa cosa... mi fa tanto piacere perché sono giochi che mi piacciono e sono contento che la gente cominci a giocarci.
Questa è una soddisfazione che da YouTube può dare solo YouTube. Esatto, esatto. Infatti noi, questo è il bello. Noi ringraziamo sempre tutti. Sì, grazie di essermi passato da là. Scusa. Noi ringraziamo sempre. Ovviamente spari razzi. Noi ringraziamo sempre quelli che commentano, mettono i nostri, mettono mi piace i nostri video, li condividono, oppure si iscrivono al canale, insomma, ci fa molto piacere. Cosa tiri C4? Sì. Ci fa molto piacere, quindi. Così spacco un po' di colonne. Vandalo. Mi diverte spaccare le colonne. Vandalo! Schifoso. Ok, ok. Oh. E quindi a noi fa molto Guarda piacere. Guarda come saltano. Continuate così, grazie mille. Allora, adesso siamo qui a questa missione. Che succede? Cosa sono? Cosa sono sti scorpioni? Dove cazzo sei finito? Io ero andato dall'altra a prendermi la vita. Se tu sei andato avanti non è un problema mio. Non sono. Io sono andato avanti. Non dovevo andare avanti forse. No, infatti, perché adesso sono tutti da me. Madonna, quanta poca vita. Via, 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 Sam. Corri, corri. Ok. Ok, bene. Corpo a corpo. Sei. Sì. Intanto mi hanno fatto perdere un casino di vita per fare il corpo a corpo con quello là, ma... Però... Dettagli. Io li adoro questi ometti. Mi riempono di munizioni del fucile d'assalto. Eccolo qua, lo scheletro mi prende in pieno. Madonna, sto prendendo tutta la vita. Sono... Sì, infatti io li odio in una maniera impressionante, quegli scheletri là. Veramente, sì, sì, li odio. Anch'io, anch'io, anch'io. Forse sono i peggiori. Forse. Tra quelli... Beh, per ora, diciamo che per ora che... abbiamo incontrato. Mi danno molto... Sì, mi da perdere... soli sono i peggiori. Mi fa perdere danno. Sì, sì, ma... I mostri di Sirius Sam in sé... Questa non l'ho capita. Cosa? Se l'hai capita te, zombie, dimmelo. Cosa? Quello che ha appena detto Sam. Ha detto qualcosa? Io non ho sentito nulla. A me sì, non ha parlato. A me... Rotto le palle. A me... Cosa gli ha detto? Cosa ha detto? Non mi ricordo adesso, cazzo. Non... Cioè... Madonna, prima mi dici che non l'hai capita, poi mandate dici che non... indietro. Mandate indietro il video e scrivete nei commenti cosa vuol dire, visto che voi sapete. E se non ha detto niente. Noi, e se non ha detto niente, madonna. No, ma fuck! Uccidilo! Uccidilo! Ci stavo provando. Ho 13 di vita. Io 62, ho perso tutta la vita. Guarda che da questa parte, se non l'hai già presa, ci sono molte vite. Più di mare vieni. Ma io le ho già. Ma io le ho già prese. No, dove sei? Qui dove c'è sei? L'armatura comunque che io non avevo preso perché ero pieno. Ma dove? Di qua. Dove sei? Qua, oh, qua. Qui. Di qua? Ah no, di qua non avevo preso niente. Bene. Ok. Proseguiamo, andiamo Beh, avanti. Dai. 24 e 10. 10 di armatura e 24 di vita, buono. Perfetto, possiamo proseguire. Ok, andiamo, andiamo. Mandate indietro il video comunque, e diteci cosa vuol dire quella frase, perché sono curioso. È già la seconda volta che la sento, ma non mi ricordo né cosa ha detto né cosa vuol dire, quindi... Io è la seconda volta che non la sento invece, perché anche la volta scorsa tu mi avevi parlato, ma io non l'avevo sentita. Ma... Sì, infatti. Comunque andiamo avanti. Comunque annunciamo anche un'altra piccola cosa. Sì. Che com'è che si chiama il canale? Il mio di... Ah sì, no, sì, ho capito. Della community. Il mio, giusto per puntualizzare. Ok. Sì, pubblicità. Quello della community italiana. Era pubblicità occulta. Dovrei controllare per esserne sicuro, dovrei controllare, ma penso si chiami Only Italian Gaming, può essere? Sì, in teoria è quello. E aspetta, praticamente che controllo. questi gentili signori ci hanno chiesto se possiamo realizzare un video per loro.
per il loro canale. Perché quindi... loro sono una community, quindi potete andare anche a fare un salto sul loro canale, vi metto il link nella descrizione. E guardate un po'. Anch'io, Madonna, per non fare lo stronzo. Sì, e guardate un po', insomma, quello che hanno da. Oh, vengono tutti da te. Quello che hanno da offrire, perché sono una community nuova, insomma, e però hanno già un po' di iscrizioni e puntano già ad entrare nel, ragazzi, nel mondo dei... Bisogna far crescere la community italiana. Bisogna puntare di far diventare grande la community italiana, perché noi dobbiamo distinguerci da tutta la massa, da Machinima, ma non è che dobbiamo diventare uguali, dobbiamo essere più noi stessi. Sì. Quindi date supporto a questi canali che aiutano molto sia noi commentatori che la community. Esatto, che esatto. Poeta. È diventato un poeta, ma gli devo dare pienamente ragione. Ora aspetta che confermo il nome, perché non vorrei mai che andiamo a dire un nome sbagliato. Only Italian Gaming, sì, lo confermo. Il link lo metteremo nella descrizione del video. E possiamo andare avanti. Esatto, anch'io. Ok, qui cosa c'è? C'è una bella porta chiusa, come sempre. È ovvio. E ci sono da trovare. E bisogna quattro anelli. Bravo. Quattro cerchi, anelli, vabbè, quattro qualcosa. Che dischi, si trovano, vabbè, ripetutamente. Qualcosa di rotondo. In questi, si trovano in questi edifici. Li vediamo in basso a sinistra ora. E noi dovremo andare a cercarli, insomma. Perché io sono sbucato fuori, Madonna, ok. Premendo il tasto centrale del mouse, vediamo che abbiamo tutta una pianta con in basso una stanza che andremo a sbloccare successivamente. Andiamo avanti. Sì, intanto io vado a fare strage. Tu stai lì a guardare. Intanto io vado a ripulire la zona. Sì, io vado a fare. Io gli faccio perdere vita intanto. Lui ripulisce la zona. Ok. Se avete qualcosa da dire sul nostro stile di gioco, magari anche qualche consiglio sui video che facciamo, non esitate a scrivere nei commenti, perché ogni commento, come abbiamo già detto, è molto, Madonna, apprezzato. È prezioso e ci aiuta ad andare avanti. Esatto. Ok. Attento allo scorpione sopra là. Ammazza quello, intanto io ammazzo sto coso qui gigante che è qua fuori con i suoi cosi lì che... Madonna se provoca. Eccolo qua, ovviamente io vengo beccato da questo... Okay. Da questo... Ah, pensavo di avesse mangiato la balina. No, non pensare così, ho perso tutta la vita ovviamente a fare ste... le cazzate che sto in facendo. In modo inutile. Sì. Come sempre. Ah, c'era anche lo scorpione là sopra. Bene, ottimo direi. Non me ne ero accorto. Lo becco in headshot, ma non sembra morire. Cosa è successo? Oh, vabbè. È morto. Mi sono ucciso da solo. Mi ha visto? Bene, sì, mi ha visto. Ci sta. Madonna, le palle. Io nutro un odio profondo nelle palme, perché come avete visto mi stavo per suicidare colpa di una palma. Maledette palme. Bisogna buttarle giù ad ogni esatto. Posto. Poi ci sono ste scimmie qua che... Vabbè. Ok. Altro di sti cosi. Adesso mi beccherà in pieno con un missile, ne sono convinto. No, forse no. Direi che andiamo insieme a prendere il primo frammento, che così mostriamo anche dov'è sono le varie posizioni. Dov'è che sì, sei? Così. Ok, vengo da te. Andiamo dal primo, ovviamente così possono essere presi in ordine casuale. Senza. Ovviamente non abbiamo la chiave. Ah, serve anche la chiave. Perfetto. Non lo sapevo. Allora ma io mi ricordo dov'è. Lui se lo ricorda. Beh, guarda il lato positivo. Almeno non facciamo un video di 2 ore per trovare le chiavi. Sì, perché nei video precedenti ci abbiamo messo veramente ora a trovare le chiavi. Che era sta roba. Ok, presa. Beh, no, questa no, ma nel livello dopo. Ecco, qui c'era una chiave. L'ho presa.
Ok. Andiamo a prendere sto primo disco. Frammento. Andiamo. Andiamo insieme, vai per il pubblico. Insieme. Ok. Sincronizzati. Sincronizzati in maniera perfetta, direi. Sta salendo ed eccolo qua. Il primo disco. Ne mancano che... ancora tre. La chiave di Anubis abbiamo trovato. Bene. Ho fatto un corpo a corpo. Adesso, veramente. Che cosa? Un attimo, questo qui lo uccido col lazzo. Lasciamelo. No, okay. L'azzo non è l'arma migliore da usare contro sti cose. Il martello sì. Se riesci a beccarli sì. L'ho beccato, però non muoiono con un colpo. Di martello. Ti giuro. In singolo sì, ma se siamo in due no. Ottimo. Bene. Andiamo nel secondo. No, qua ci sono le scimmie. Ah beh, andiamo qua, giusto, c'è il secondo. Andiamo a prenderlo. La chiave ovviamente l'avevamo già presa prima, quindi siamo a posto. E a tutti, per tutti coloro che hanno guardato il video che ho messo sul mio canale con scritto attenzione, non guardate questo video. Sì. No, questo qui, dai, sì, vabbè. Che cattivo. Ma scusa, no, adesso io ti dico una cosa. Tu, chiave di Ra, abbiamo preso la chiave di Ra. Tu metti un video, no? Che lo chiami attenzione non guardare e pretendi che la gente non lo guardi. Cioè, pensa, tu per primo lo guarderesti. No, ho detto. No, io sinceramente ho scritto attenzione, non guardate questo video, serve a zombie per il montaggio di Kino, ecco. Cioè, uno che sta seguendo la serie del full gameplay di Kino non va a guardarlo. Invece dopo un minuto che era là c'erano già 34 visualizzazioni. Sì, sì. E non era mie, perché io sono entrato circa un'ora dopo, perché stavo giocando in quel momento e loro ho detto vado dopo a vedere. Esatto. Tesoro. E quindi per tutti coloro che l'hanno guardato, dove vai? No, vieni da questa dei prima, dai. Bastardi. No, adesso siete, non mi sentiamo. Andiamo da questa. No, va bene, ok, andiamo da questa. Ma naturalmente, dove vai? Oh. Naturalmente si scherza, eh. Sì, ovviamente. Sono qua, stai calmo. Che quando ho detto che odiavo quelli che hanno chiesto il full gameplay, qualcuno ci ha creduto. Ah sì? Ah. Beh, dai, no. Ovviamente scherzo. Perché anche lui si diverte a fare full gameplay. Ok. Sì, infatti, soprattutto. Lasciamo perdere. Abbiamo preso la chiave di Horus. Non voglio sapere soprattutto quello che stavo per dire. Veramente. No, potrebbero. Potrebbero esserci delle cose non appropriate. Usa la pistola, Nappo. Sì, certo, finché ho colpi non uso la pistola. Ed eccolo qui che si sta aprendo. È andata verso un aperitivo. E abbiamo preso. Adesso prenderemo, per concludere la nostra serie di 4 dischi, prenderemo la, okay, la chiave di, non ci ha dato il nome, non ci ha dato il nome, strano. Beh, vabbè. Comunque la chiave di qualcosa che ci servirà appunto per... Non facciamo i vigliacchi, ci diamo i tutti. Nel frattempo che noi stiamo qui a uccidere questi. Senza, okay, alcuna difficoltà. Oh, guarda le scimmie come semplice saltano. Però fanno male, devo ammettere, okay, che quelli col mitra sono tanti, fanno male. Attenzione, è arrivato il gatto di Daz, attenzione. Io voglio la foto di Roberto Uppa, la me la lascio Mediafire. Corpo a corpo. Mi stacca la testa. Ma sì, sì, ho detto che te la Uppa, vedi, io pian piano ti metto tutto, stai tranquillo. Ovviamente zombie dalla copertura necessaria ad Daz per fare l'azione che stava svolgendo. Esatto. Lavoro di squadra. Ci vuole in questo gioco il lavoro di squadra, assolutamente. Sì. Bene, io direi anche che possiamo andare. Anche se in teoria Sam dovrebbe essere
un tamarrone di quegli assurdi che va, uccide tutti, spacca il mondo, cioè un devasto convinto, totale, ovviamente. Però ma da, eh beh, ovvio. Dove sei? Però il gioco di squadra ci sta. Io sto andando. Bene, eh? Attento a non cadere. Sì, perché l'ultima volta sono caduto in una maniera veramente, stavolta cercherò magari di non fare la stronzata l'altra volta. Andiamo in ascensore, pronto, via. Ok. Andiamo, via. Ok, qui vediamo un bel ascensore molto tecnologico. Sì, con certo fuori che gli egizi. Beh, tecnologia pura. Sono leggermente gli egizi. Guarda, guarda che salti che si tirano, salti fantastici in questo ascensore. Fuori si vede, ci bughiamo, però. Fuori si vede una città, non si capisce che città sia, ma sembra quasi una città. Sembrano delle luci di palazzi quasi. Con lassù un grattacielo. Ok, sì. E stiamo arrivando al punto X. Io l'ultima volta sono caduto qui. Dove è caduto zombie la prima volta? Sono caduto qui. Poi tornando giù sono caduto di nuovo. Non lo so. Ma è facile perdersi in queste cose. Sì, perché sono posti immensi. No. Ok, apriamo la porta. Mio papà ha acceso la sigaretta qua. Adesso se n'è andato, ma ha acceso la sigaretta qua. Bene. Molto. Sì. Eccoci. Siamo al filmato convinto. Guardate che fiero come cammina. Guardate, sì. In modo molto fiero. La musica conventa. Oh. Ovviamente. Lui sta là tranquillo, nonostante stia succedendo un casino. Ok. Horus is online and spitting out plasma like a perché. Sì, perché beh, è stato meglio così. Oh, si è chiusa la porta, ok, si apre così, perfetto. Aspettami, fermo, non salire su quell'ascensore. Non salire su quell'ascensore. Non salire. Ok. Perché sono sempre così acuto? Guardalo! Vedo sotto l'ascensore, ho scoperto il bug dell'ascensore. No, non vorrei cadere, quindi non lo faccio più. No, ma non se cadi. Se cadi, rido come un coglione. Non preoccuparti. Andiamo, saliamo di nuovo sopra. Ok. Ma. Blablabla. E okay. Proseguiamo con la nostra missione. Bisogna andare di qua adesso. No, aspettami. Ora Aspetta. Non vi anticipiamo nulla, ma ci sarà solo buona musica. Via. Ok. Convinta. Musica convinta. Sei. Bene. Convinzione. Ci stava di brutto. Ok. Siamo bella. Più convinti che mai. Eh no, spacca. Facciamolo tanto. Di martello, ultimo colpo di martello come sempre. Quindi mi raccomando, facciamo attenzione a non ferirlo troppo, perché questo però se vi becca vi fa molto male questo, Occhio che è già sotto la metà. Colpiscilo solo tu, ok, col C4, così non evitiamo, non rischiamo di far casini. Occhio, insegue me. Ecco. Aia. Ok, fermo, occhio. Martello? No, ehi. Ok, scherzavo. Anche un altro. Ecco. No! Ma forse l'ho preso io di martello, perché ero sotto col martello. And stay down. Bene, è andato. La musica convinta è finita e probabilmente mi sembra che non sia ancora finita la missione, vero? Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. No, ma finisce qua la missione. Quindi sì. Procediamo. Quindi vi ringraziamo a tutti per aver guardato questo video e
se vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Mi piace. Quindi iscrivetevi entrambi al canale. Andate a vedere la community di Only Tanya's Gamers. Esatto. Esatto. Ci vediamo al prossimo episodio. E niente. Alla prossima. Ciao ciao.